Matelica batte una grande squadra. Borgosesia arrivata nelle Marche per conquistare il passaggio del turno, ma Spitoni e compagni hanno compiuto l'ennesimo miracolo. Assenti Iachetta, Lazzoni e Corazzi, fuori per infortunio nelle file matericesi, in panca Mangiola. Ma chi è andato in campo ha raddoppiato le forze, facendo impazzire di gioia i tifosi biancorossi. Il presidente Mauro Canil. Presidente, gli aggettivi non ci sono più. No, non ci sono più parole per definire questo sogno che continua a correre per noi. È veramente una cosa fantastica. Oggi è una partita bellissima, due squadre straordinarie in campo. Veramente Borgosesia aveva degli elementi di valore notevole. È stata una partita combattutissima, una bellissima partita, veramente complimenti anche ai nostri ragazzi che hanno fatto di tutto e alla fine hanno avuto ragione, perché avrebbero meritato anche nel primo tempo di fare un gol, ma non ci sono riusciti, ma alla fine, ripeto, hanno fatto quello che dovevano fare. Due grandi squadre a confronto, ma il Matelica qualcosa in più. Effettivamente, quando poi alla fine il risultato dice 2-0, qualcosa in più Matelica ha avuto. E adesso si pensa a che cosa? Ma noi non è che pensiamo alla prossima partita, pensiamo a continuare a portare avanti questo sogno per questa città che non ha mai vissuto questi momenti. Io sono lusingato di poter regalare queste giornate alla città di Matelica, grazie ai cittadini che continuano a sostenerci. Anche oggi lo stadio strapieno di ragazzi, giovani, tifosi e quant'altro, quindi veramente continuiamo questo sogno, poi vediamo cosa succederà la prossima partita. Partita affidata alla direzione arbitrale di Sprezzola di Mestre, bravo, assistito da Nocenti di Padova e Zazzaretta di Belluno. Si parte con l'entusiasmo della tifoseria matelicese che crede nell'impresa. Quasi un migliaio di spettatori presenti sulle tribune del comunale che non hanno mai smesso di sostenere i propri beniamini. Soltanto una decina, invece, quelli di fede borgosesia. Al sesto Matelica si fa notare con Cacciatore, il bomber impegna il portiere Libertazzi, subito dopo lo stesso bomber subisce fallo, l'arbitro non interviene, protesta da parte biancorossa. Matelica spinge, non si chiude il triangolo sulla corsia di destra, Cacciatore Colantuoni, 14esimo, la replica del Borgosesia con un tiro dai 18 metri di Guidetti, ex Spezia. Bella fiondata dai 20 metri di Gasparri, 19esimo, Spitoni si rifugia in calcio d'angolo. Brucia una ghiotta occasione Matelica al 26esimo con Moretti, che non trova la giocata vincente. 28esimo, gran botta sotto misura da destra di Cacciatore, il portiere Libertazzi salva la sua rete ed assicura capitolazione. Matelica spettacolo, 30esimo sull'asse Moretti-Cacciatore, si grida al gol. Scaldaferro, 32esimo, potrebbe gonfiare la rete dei matericesi, pallone in semi rovesciata sul fondo. Padroni di casa che spingono sull'acceleratore, 34esimo, fanno ancora gridare al gol con i tiri ripetuti di Cacciatore, Moretti e Cognini. Scotini, 37esimo, da destra cerca Cacciatore, Moretti ha l'opportunità di poter mettere a segno un pallone d'oro, ma l'opportunità sfuma. Spitoni chiude su Gasparri, 44esimo lanciato a rete, 45esimo Alvatrez crea problemi alla difesa biancorossa che si rifugia in calcio d'angolo. Ripresa che si avvia con il Borgosesia che prova a pressare la retroguardia della squadra di casa. Al terzo Scaldaferro prova a scaldare questa volta le mani del portiere Spitoni, che ancora una volta si salva da campione. Diglio da destra, 7esimo, cerca Gasparri al centro dell'area, ma il bravo giocatore ospite non arriva e la deviazione vincente sfuma. Ci riprova al 9° Guidetti, ma Spitoni non si scompone. Un minuto dopo, al 10°, lancio in avanti di Cacciatore, Libertazzi commette fallo sul bomber biancorosso, per lui cartellino rosso, mentre Guidetti viene richiamato in panca e la fascia finisce sul braccio di Camilli. Dopo 3 minuti finalmente Cacciatore si presenta sul dischetto e tramuta in oro zecchino il tiro degli 11 metri. Il vantaggio del Matelica non costringe alla resa il Borgosesia, tutt'altro, che prova ad attaccare senza risparmio di energie. Al 20esimo Spitoni si salva come può mettendo la sfera in calcio d'angolo. Pavan, 25esimo da destra, mette il pallone in area, Gambone sbaglia tutto da 2 passi della linea fatale. Borgosesia imperversa, ci pensa Spitoni comunque al 27esimo a sbrogliare l'ennesima matassa. Cognini subito dopo viene chiuso al momento del tiro. Partita apertissima, 32esimo Scotini evita il peggio chiudendo sul secondo palo. Matelica richiama in panca D'Alessio e Scotini per Mangiola e Tonelli. Nonostante 10 effettivi in campo, Borgosesia non molla.
Cognigni 38esimo brucia una clamorosa palla gol su assist di Cacciatore. Il raddoppio del Materi che arriva al 44esimo, assist di Cacciatore per Staffolani che non sbaglia, è il 2-0. Finisce la partita con la tifoseria materigese in delirio. Le considerazioni di Vincenzo Manzo, allenatore del Borgo Sesia. Sì, un risultato negativo per noi sicuramente. A tratti abbiamo commesso degli errori che di solito non facciamo, in altre situazioni abbiamo fatto delle buone giocate. Il calcio anche questo, due o tre situazioni negative, anche un arbitraggio un po' particolare secondo me, però questo è il calcio, prendiamo la sconfitta, anche in 10 i ragazzi alla fine hanno creato molto, però va bene così, la stagione resta straordinaria. Dispiace, c'è amarezza, perché secondo me si poteva andare avanti, però merito agli avversari e andiamo avanti. Perché la sostituzione di Guidetti? Perché Guidetti è 3 mesi che ha un problema al ginocchio e non sempre riesce magari a finire le partite al meglio. Ero costretto a togliere per il discorso fuori quota un giocatore vecchio davanti. Gasparri è un giocatore che magari stava un po' meglio fisicamente. Guidetti è un giocatore che non si toglie mai dal campo, ma se non sta bene fisicamente rischiavo che magari nel finale potesse avere qualche problema e avevo poi difficoltà non avendo magari più cambi. Risultato contrario, ma partita straordinaria quella della sua squadra. No, partita straordinaria della mia squadra, partita bella, bella in generale. C'è il rammarico perché secondo me in alcune situazioni potevamo fare qualcosa di più, ma non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi, anzi ho solo da fare i complimenti e faccio in bocca al lupo al Matelica per le prossime partite. Fabio Carucci, tecnico del Matelica, il sogno continua. Sì, dicevo, l'avevo detto domenica scorsa, il sogno continua e oggi lo ribadisco, sì, sicuramente. Stiamo entrando nella storia piano piano, a forza di fare il sacrificio in campo, a forza di lottare su ogni pallone. Sinceramente non trovo più parole neanche per i ragazzi, non so più cosa dirgli. Una grande partita, comunque meglio forse in Materica nel primo tempo, nel secondo qualche cosa che non ha funzionato al meglio? Beh, anche quando loro sono rimasti in 10, partiamo dal fatto che sono, secondo il mio punto di vista, una grandissima squadra, molto forte tecnicamente. Saltano l'uomo spesso e volentieri, quindi poi quando si passa in vantaggio magari di un gol in queste partite sicuramente subentra anche un pochettino di paura, anche se abbiamo sbagliato qualche ripartenza dove potevamo fare ancora più male quando eravamo in superiorità numerica, però penso che ragazzi non c'è da dire nulla perché il primo tempo l'abbiamo fatto secondo me benissimo sotto tutti i punti di vista. Il secondo un po' abbiamo sofferto, ma avevamo anche gente sicuramente un po' faticata e io dico sempre, lo ribadisco, lo ricordo sempre a tutti, che tolto il Bogliano alla terza di ritorno fino all'ultimo minuto di oggi abbiamo sempre incontrato squadre con un obiettivo e abbiamo consumato tantissime energie psicofisiche, quindi va benissimo così, veramente non so, non trovo più parole per ringraziarli. E adesso? Il sogno continua. Lo possiamo far continuare come? Come oggi, giocando con questa voglia, con questa intensità, come abbiamo fatto in questi playoff, e io tutta la settimana dormirò sonni tranquilli. Andrea Gadda del Matelica, un giovane importantissimo in una squadra sicuramente che sta sognando. Che vi siete detti negli spogliatoi a rientro? A rientro del primo tempo? Niente, ci siamo detti di stare lì compatti perché comunque loro erano una squadra che giocavano bene a calcio, dovevamo far bene le uscite come ci aveva chiesto il mister, stare lì compatti e ripartire con i nostri attaccanti che hanno fatto una grande partita, devo dire. Un secondo tempo contraddittorio, forse più Borgo Sesia, meno Materica, ma sono arrivate le due reti. Sì, siamo partiti un po' non benissimo come ci aveva chiesto di fare il mister, però abbiamo trovato il gol, ci siamo messi lì, loro comunque facevano girare bene la palla e niente, comunque siamo ripartiti bene come ci aveva chiesto il mister negli spogliatoi e quindi abbiamo portato a casa il risultato. Un risultato importantissimo che permette al Materica di sognare ancora. Sì, noi affrontiamo una partita come se fosse una finale e adesso non so chi incontreremo, però sarà comunque
una guerra, perché tutte le squadre vogliono vincere questi playoff, ecco.